Emanuele, benvenuto su Spettacolo News. Innanzitutto, come stai? E poi, se ci puoi anticipare che evoluzione avrà quest'anno il tuo personaggio, sappiamo che aprirai il Gran Caffè, quindi una bella soddisfazione per Salvatore. Sicuramente un Salvatore con un'energia rinnovata, un Salvatore allegro. Il Salvatore un po', e sono molto contento di dirlo, che avevamo nel primo Daily. Un Salvatore allegro, ironico, leggero, che posso dire la verità mi era molto mancato. E questo Salvatore quest'anno mi sta stupendo anche a me, perché è tornato veramente con una freschezza e una voglia di rivalsa molto molto forte. Ha smesso di piangersi un po' addosso, nonostante le delusioni che ha avuto nella vita, ha trovato veramente il suo modo per tornare a sorridere. E poi il Gran Caffè Amato è di una bellezza, ragazzi, che non vedo l'ora che lo vediate nelle puntate. Beh, sicuramente una bella soddisfazione per lui, ma anche per te, no? Che sei uno dei più storici ormai nel cast del Paradiso, quindi come l'hai vissuta questa evoluzione? Beh, devo dire che qualche giorno fa abbiamo girato una scena in cui stavo davanti l'insegna del Gran Caffè Amato. Se giri poco poco riusciamo a vederla? No, è coperta. Va bene, nessuno spoiler, dovrete aspettare settembre. Però devo dire che appena abbiamo fatto quella scena in cui c'era l'insegna illuminata, poi mi veniva da piangere. E perché un po' si intreccia tutto quanto, il personaggio, un po' la realtà, un po' Emanuele che è cresciuto con questa serie. Io devo tantissimo al Paradiso delle Signore, come crescita professionale e anche come crescita artistica. Salvatore è un po' cresciuto con me, mi appartiene, e devo dire che le sue vittorie sono anche un po' le mie. Molto bello. Senti, dal punto di vista professionale, quindi Salvatore, insomma, possiamo dire che ce la sta facendo bene. Dal punto di vista sentimentale, invece, come va? Dal punto di vista sentimentale, diciamo che Salvatore continua a credere tanto, 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 tanto nell'amore, nonostante le mille delusioni. E spero che quest'anno sia una bella annata per lui, vedremo come va. Diciamo che l'amore è tanto bello se arriva, ecco. Sì, ho letto qualcosa, però è meglio non anticipare nulla. Ti avevamo lasciato bene, poi... Sì, poi mi avevate lasciato, diciamo, bene, perché io ero uscito con Elvira dalla caffetteria per mano e andavamo a cena. Poi il tempo passa, possono succedere delle cose, però secondo me quando l'amore è quello vero non si scappa da nessuna parte, quindi magari non è prima, ma sarà, non è dopo, ma arriva a un certo punto. Senti, mi aggancio, quindi con Gabriella non era amore vero? Beh, diciamo che nel mentre mi sono anche sposato, quindi non vorrei fare un torto alla mia Anna, all'Anna di Cosimo, ecco. Però... diciamo che ogni amore è vero, cioè ci si innamora tante volte, ogni ti amo è vero. Mi voleva fare un tranello, spero di non esserci caduto. Ogni amore è vero a suo modo. Bene, grazie. Senti, invece dal punto di vista familiare è un po' più facile. La mamma come sta? La vedremo, non la vedremo? La mamma sta bene, sta a Londra, che sta meglio di lei. Mangia bene, fa da mangiare a Tina, alla piccola, a Sandro. Io mi sto facendo da mangiare da solo. Ciao mamma, spero che torni presto, perché insomma, torna presto perché mi devo lavare i calzini da solo, devo fare tutto da solo, in casa c'è un disordine, insomma ora ho cambiato anche casa, poi vedrete. No mamma, torna, perché qua è tosta senza di te, senza la tua parmigiana. Va bene, grazie, siamo molto curiosi di vedere questo nuovo Salvatore imprenditore, quindi grazie. Dirlo forte. E io non vedo l'ora che vediate queste nuove puntate. Ciao, un bacione a tutto Spettacolo News, ciao. Grazie.